Buonasera da Umbria Journal TV, ecco l'andamento dei mercati di oggi. Piazza Affari ha chiuso in netto calo una seduta condotta negativamente per l'intera giornata. L'indice ha archiviato la sessione a quota 19.156 punti, a meno 1,69%. Le borse europee chiudono negative, fa eccezione Londra con più 0,04%, segnando l'undicesimo record storico consecutivo a 7.292 punti grazie alla spinta dei minerari. Negative anche Parigi, il CAC 40 a meno 0,51% a 4.864 punti, il DAX di Francoforte a meno 1,07% a 11.521 punti. La borsa di Tokyo termina la seduta di giovedì con segno meno, l'indice Nikkei ha ceduto l'1,19% a quota 19.134,70 con una perdita di 229 punti. Contrastata la borsa di Hong Kong con meno 0,56% a 22.829,70. Wall Street, ancora aperta, procede in territorio negativo. Il Dow Jones perde lo 0,54% a 19.847,12 punti. Il Nasdaq cede lo 0,63% a 5.528,13 punti, mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,49% a 2.264,12 punti. L'euro chiude moderato rialzo a 1,0656 dollari ed è debole nei confronti della divisa nipponica a 121,41 yen. Spingono il biglietto verde in calo anche sullo yen a quota 113,88.